Prevede un ente regionale che assorbe tutti gli strumenti che oggi la Regione ha, quindi non più dispersione di risorse e di professionalità e uno strumento più vicino a quelle che sono le esigenze dei territori. Oggi parte un percorso ambizioso che sono convinta porterà la nostra Regione di nuovo a competere in maniera seria con alcune regioni italiane e non solo che negli ultimi anni evidentemente hanno fatto passi in avanti. Come intendete fronteggiare la politica dei tagli a livello nazionale? Beh, noi stiamo, come abbiamo detto, non soltanto confermando ma anche aggiungendo nuove risorse a quello che è lo spazio che compete alla Regione, abbattiamo quindi anche strumenti che sono troppo costosi dal punto di vista della tenuta dell'impianto amministrativo burocratico, quindi credo che anche attraverso questo l'impegno economico non solo rimarrà ma sarà anche più forte. Quali saranno gli strumenti per evitare la delocalizzazione? Beh, di questo ne parleremo con gli operatori. Oggi è emerso che sicuramente c'è bisogno di qualcosa in più nella legge quadro rispetto agli esercizi, quindi vedremo insieme a loro come costruire un percorso che possa da un lato sicuramente continuare ad avere le multisale ma nello stesso tempo salvaguardare e implementare le sale che sono distribuite nel tessuto sociale, che servono a tutti coloro che non hanno la dinamicità per raggiungere appunto le sale decentrate.